Bentrovati da Sport Today, oggi primo allenamento per Lucumi che ha firmato questa mattina il contratto che lo legherà al Bologna per i prossimi 3 anni. Qui vediamo il momento della foto, di fianco a lui c'è Giovanni Sartori, il responsabile del settore tecnico. Lucumi che oggi ha preso parte al doppio allenamento a Casteldebole con i compagni e Mihajlovic, ma che difficilmente sarà impiegabile domenica nella gara contro il Verona per una questione di documenti, deve ancora arrivare il permesso di soggiorno e quindi difficilmente da qui a domenica ci saranno le tempistiche perché tutto sia in regola, ma c'è Sosa che invece è già abile arruolato, già da ieri si allena con la squadra almeno per dare una possibilità in più a Mihajlovic per scegliere la difesa che schiererà contro il Verona. Intanto sul fronte mercato siamo ormai alle strette per il nome dell'attaccante, l'uzbeko della Roma rimane in cima alla lista, ma il Bologna lo vuole alle sue condizioni, non è disposto a cedere sull'obbligo di riscatto. Il Bologna vuole solo il diritto, perlomeno legare eventualmente l'obbligo di riscatto a determinati obiettivi, gol e presenze. La Roma per ora tiene duro, ma la Roma ha fretta perché deve tesserare Belotti e quindi su questo punta il Bologna sperando che ceda. Ma c'è sempre il nome di Ilicic che continua a tenere un po' speranzosi i tifosi del Bologna, sicuramente un nome big per la squadra. Lui sarebbe già disposto a dire sì al Bologna, avrebbe già deciso di lasciare l'Atalanta, ne parla insistentemente la Gazzetta dello Sport. Evidentemente ancora c'è qualcosa però che frena l'arrivo di Ilicic, probabilmente l'ingaggio e anche il suo stato di salute che andrà ovviamente monitorato con attenzione. Ma in attesa che il mercato produca nomi certi per rimpolpare la rosa del Bologna, conosciamo oggi uno degli ultimi arrivati, Ferguson, che non potrà giocare neanche domenica perché si porta dietro dal vecchio campionato 2 giornate di squalifica. La prima l'ha scontata contro la Lazio, la seconda sarà quella di domenica contro il Verona. È stato intervistato oggi dall'ufficio stampa del Bologna Gloria Gardini all'interno della striscia BFC Week. Allora andiamo a sentire le prime parole di Ferguson in rossoblù. Ovviamente lui parla in inglese, ma c'è la traduzione nei sottotitoli. Yeah, it was really good. My teammates made me feel really welcome, and most of them are able to speak English, which helped me settle in. But I'm settling more and more each day, and trying to learn about the language and the club more and more every day. First of all, I just want to help the team in any way possible. But I would say I'm a hard worker, always give 100%. And score some goals, but also help to defend as well. So just box to box, try and help in both areas of the pitch. Yeah, I really enjoyed playing with the team. It's always difficult coming into a new team, especially in a different league and a different country. So it will take time to adapt to my new surroundings and my new teammates. But the games I really enjoyed in pre-season, but it was more about fitness. And I'm obviously sad to miss the first 2 games, which isn't good, but I'm looking forward to when I can be available again. Yeah, so my dad and uncle both played football professionally at high level. So since I was a kid, I was always playing football with my brothers, with my friends. But this is a new challenge for me and for my family to move to a different country. So I'm really looking forward to putting on the Bologna shirt. I've obviously watched the Serie A over the past years when the games have been on the telly. And obviously Aaron Hickey, I know him from the national team, so was able to watch Bologna a couple of times. And I chose Bologna because I felt it was the right place, the right environment, because they have the right staff and it's the perfect club for me to come and develop. I want to become the best player I can possibly be. And I feel like this is the right place to develop into a better player.
E adesso passiamo al basket. È stato ieri il giorno ufficiale dell'inizio della stagione della Fortitudo. Abbiamo trasmesso tra l'altro in diretta proprio all'interno di Sport Today il momento dell'incontro tra giocatori e tifosi. C'è stata una lunga conferenza stampa dei nuovi dirigenti con il presidente di Pisa, il nuovo coach Dal Monte. Continuità rispetto alla passata stagione dal punto di vista della dirigenza c'è Marco Carraretto, il general manager. Allora sentiamolo intervistato proprio nel giorno del raduno. Alle altre stagioni abbiamo dovuto correre un po' come è stato detto prima, però c'è grande soddisfazione per quello che in poco tempo si è riuscito a costruire. Il ruolo di Dal Monte e la costruzione della squadra, quanto vi è stato utile? Come sempre la società ha cercato di plasmare la squadra per quelle che erano le richieste del capo allenatore, perché lui ha in mente un tipo di gioco, lui ha in mente l'alchimia della squadra, quindi dalle indicazioni che ha avuto, anzi che ci ha dato, abbiamo cercato di accontentarlo. Forse siamo stati anche un po' fortunati che, essendo partiti molto in ritardo, abbiamo avuto anche una celerità importante nelle risposte da parte dei ragazzi. C'è stato anche un po' di ansia, forse prima qualche preoccupazione che si poteva incontrare? Ma ansia no, perché comunque avevamo, diciamo, la possibilità di costruire comunque una squadra. Certo che rimane un po' il punto di domanda se riuscivamo a farla nella maniera in cui l'allenatore la desiderava. Quindi la soddisfazione è che, come ha detto lui, tutti gli obiettivi che aveva sono stati centrati. Quindi grande soddisfazione. Adesso penso che il lavoro quotidiano dia poi il punto di partenza per quello che è l'ambizione della squadra. E adesso andiamo a conoscere alcuni dei nuovi giocatori. Ieri c'è stato spazio soprattutto per chi già c'era, ovviamente Pietro Aradori, che ha anche preso il megafono e parlato ai tifosi promettendo di riscattare la stagione scorsa, Fantinelli con lui. Oggi andiamo invece a conoscere nuovi protagonisti della stagione Fortitudo, Simone Barbante e Valerio Cucci. Fin da subito, appena ho avuto questa opportunità, ho accettato subito perché è una bellissima cosa e la grande emozione giocare appunto per la Fortitudo. Quando ti ha chiamato il coach, cosa hai provato? Lo seguivo già dai tempi quando era a Verona, che ci ho giocato spesso contro i 3 anni, e mi è sembrato subito una persona seria, competente, e sono felice che ci sia lui e posso migliorare ancora di più. Siete un bel reparto di lunghi, a te però piace anche tirare da 3 punti. Sì, soprattutto quello, siamo un bel reparto, cercherò di trovare anche i miei tiri da 3 punti e bene così. L'obiettivo principale adesso è capire un attimo dove sono finito, perché è un'emozione unica e non nego veramente l'emozione di aver indossato questa maglia per la prima volta, quindi diciamo questo è il primo obiettivo che realmente realizzare. Per me è un sogno e, come ha detto bene il presidente, ha detto anche il coach al primo incontro che abbiamo fatto, adesso l'importante è far ritrovare quell'entusiasmo che purtroppo si è perso, e quindi adesso abbiamo questa grande fortuna di riscattarci. Non parlo di obiettivi a lungo termine, penso che, come diciamo, sono formato, è vincere tutti i giorni e quindi far capire l'identità Fortitudo, quello che abbiamo fatto noi l'anno scorso a Scafati, che è stato un campionato unico. Siamo partiti da sfavoriti nei confronti di tutti, un gruppo unico, lavoratori, mai visto gente lavorare così, e tutti insieme, rispettando il ruolo di ognuno, siamo arrivati alla fine. E con questo siamo arrivati anche noi alla fine di questa edizione. Grazie per averci seguito, buona serata.